potrebbe essere stato travolto da un'auto accidentalmente o volontariamente al termine di una colluttazione. Un giovane di 25 anni di Salerno, Luciano Di Maio, è stato trovato morto questa mattina in Viale Bandiera, la strada parallela allo stadio Arechi di Salerno, lato di Stinti. Una ferita alla testa, riverso a terra, con poco distante i segni di una frenata. Potrebbe essere un'auto, quella che l'ha prima travolto e poi ucciso, fuggendo dopo l'investimento senza prestare soccorso. Sono i carabinieri del Comando Provinciale di Salerno sul posto a ricostruire quanto accaduto stamani, poco prima delle 5 nella zona orientale della città, dopo l'allarme lanciato da un passante. Secondo indiscrezioni, pare che il giovane Luciano Di Maio, residente nel quartiere Pastena, fosse noto nella zona dove di notte si intrattengono i transessuali. Ieri una serata come le altre, protrattasi fino alle prime luci dell'alba, quando qualcosa è andato storto. Questa una delle piste all'esame degli inquirenti, che hanno raccolto non pochi dettagli sul luogo dell'incidente, dove sono evidenti i segni di una frenata sull'asfalto. Sul ciglio della strada, il corpo riverso del giovane, poco distante la sua auto, una Fiat Punto di colore nero ed ancora una birra, pochi oggetti personali e le sue scarpe. E proprio sulle calzature che si concentrano le attenzioni degli investigatori, le scarpe indossate dal giovane Luciano Di Maio avevano due grosse fibbie, solo una, quella ritrovata dai carabinieri sul luogo dell'incidente, fibbie in assenza delle quali il giovane non avrebbe potuto camminare. Stamani sul posto, per i rilievi dell'omicidio, i carabinieri e il PM della Procura della Repubblica di Salerno, Rosa Volpe.